Nella diretta news di Cilento Channel, dedicata al ritardo della riapertura dell'ospedale di Agropoli, è intervenuto il sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo. Il problema non sono i giorni di ritardo, ma gli anni da quando è stato chiuso l'ospedale. È inutile mettere croci addosso su chi sta cercando di farlo aprire. Il sindaco di Agropoli Coppola ha fatto un ottimo lavoro, ha detto Antelmo. Adesso dovremo vedere cosa è stato costruito. Ho molti dubbi sul personale da reclutare per la terapia intensiva perché per le patologie da coronavirus occorre un personale di grande formazione, soprattutto perché è una malattia che si evolve. Ci sono difficoltà che possono essere affrontate solo da chi ha esperienza. In ogni caso se l'ospedale non dovesse riaprire e il pronto soccorso non entrerà nella rete dell'emergenza, saremo tutti sconfitti, in primis la classe politica. Il rifacimento della pavimentazione è un falso problema, il punto reale è quello di capire se l'ospedale entrerà nella rete dell'emergenza. Ad Adamo Coppola abbiamo delegato tutto, ci auguriamo che l'epilogo della vicenda sarà questo. Il sindaco Gerardo Antelmo poi si è soffermato sul suo comune. Siamo stati rigorosi e rigidi per far rispettare le regole imposte da Regione e Governo. Ha dichiarato i miei cittadini le hanno rispettate tutti e faccio un elogio anche alle aziende della zona industriale che danno lavoro a 700 persone di Agropoli. Quasi tutte le aziende sono aperte e stanno rispettando le regole. Adesso si va verso un'apertura generalizzata. Supporterò le aziende una per una, garantendo la salute dei dipendenti. La preoccupazione maggiore è il problema economico post-epidemia. Una parte della popolazione ha perso opportunità e ci vogliono nuove idee per la fase 2. Vari attività purtroppo non avranno la forza per ripartire.